Senti, mi raccomando, adesso che andiamo in diretta, tieni. Se andiamo in diretta, non mi fate fare brutta figura, capito? Perché è la prima puntata della trasmissione Chuck e Leo Gatti di Roma e mi diverto a raccontare questa storia di questi due gatti. E vorrei raccontarvi la storia. Ho avuto tantissima esperienza oltre 20 anni fa, ce ne avevo sei in casa. Quindi poi mi sono sempre appassionato con i cani e adesso, a distanza di 20 anni, vivendo da solo, per avere compagnia, invece di parlare da solo, parlo con due personalità fantastiche, perché loro sono veramente intelligenti. Sono dei gatti un po' randagi, perché si mangiano di tutto. Se non sto attento, mi si mangiano anche le cose che io cucino. E quindi sto imparando tutte le difficoltà che ci sono per convivere con dei gatti che hanno le loro esigenze e quindi ecco, oggi per la prima volta per girare questo video insieme ai due protagonisti, trovandogli una bella tovaglia dove a loro gli piace fare pulirsi le unghie e quindi era solamente per iniziare un discorso per tutti quelli che amano la compagnia dei gatti. Ecco, perfetto. E li sto anche addestrando per portarli anche a spasso con un guinzaglio, glielo metto 10 minuti al giorno. E abbiamo fatto già la prima uscita di 2 metri fuori l'uscio di casa. Poi aspetteremo qui dietro casa. Ho un bellissimo parco e vorrei insegnarvi a andare a spasso e perché no, anche a venire in barca con me l'estate. Adesso vediamo. Allora, c'è la nuova pagina Chuck e Leo su Facebook, per il momento c'è una playlist anche su YouTube, Chuck e Leo, seguiteci e ne vedrete veramente delle belle. Che ne pensate? Scrivetemi qualche cosa se vi piacciono le due entità. Poi loro sono dei tigrati e hanno una personalità particolarissima, capito? Guarda come mi bacio. Sì, perché c'ho da mangiare, se c'ho da mangiare è lui. Vediamo un po' se vi faccio vedere. Lui si mangerebbe tutto quanto. Tieni, tieni. Ciak, ciak e lei. Va bene, dopo questa mattinata all'insegna della presentazione della storia di Chuck e Leo, ci sono veramente dei shot simpaticissimi di andare a vedere perché convivendo con dei gatti tutti i giorni, che fai? Io sto sempre col cellulare in mano e quindi racconterò anche i gatti e non solo. Faccio sempre il parrucchiere. Sto andando in pensione e mi sto organizzando con Chuck e Leo per divertirsi e insieme a loro vedere questa personalità spiccata e adesso hanno cominciato a prendere confidenza con eccolo qua, ecco. Quando cominciano poi le fusa, perché poi hanno degli orari particolari che ti posso dire. Alle 3 della notte mi arrivano e cominciano a fare le fusa perché vogliono essere accarezzati. Cioè, dobbiamo un pochino equilibrare gli orari perché
Perché le fusa si fanno la sera, in una certa ora, giusto? Quindi adesso non c'ho niente per darti, però ecco, Leo, ecco, Leo è il più affettuoso, cioè Chuck è molto svelto, si mangia tutto, se non stai attento lui e si mangia tutto, poi fortunatamente l'altro giorno si è mangiata una cosa piccante, però ne ha risentito bene proprio, ieri rimbalzata, come diciamo qui a Roma. Sono gatti di Roma, mangiano quello che gli pare, però cercheremo anche di dargli un'alimentazione adeguata. Se ci sono consigli, come si alimentano ragazzi dei 5 mesi? Tante persone mi dicono sì, devi usare del cibo diverso. Boh, non lo so, io lo chiedo a voi. Ecco, oh, ecco abbiamo iniziato. Ecco le coccole. Allora, io vi ringrazio a tutti quanti con Chuck e Leo, la prima puntata della trasmissione più bella del mondo, ragazzi. Tutto a improvvisazione e a emozione. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Chuck e Leo che ho aperto, dove condividerò tante tante cose e anche la diretta che sto facendo in questo momento è dentro la pagina Chuck e Leo. Bene, grazie e ci vediamo alla prossima puntata con Chuck e Leo. Ciao, ciao.